nonna, la nonna madre. Dobbiamo è un regalo per i bambini che... Adesso loro... Allora, adesso si chiamano carabinieri forestali, visto? Carabinieri forestali. Prima era solo il corpo forestale, erano quelli che andavano a vedere i boschi, insegnavano a tagliare le piante, sgridavano chi li tagliava, chi li rovinava, stanno attenti agli animali, i caprioli, tutte queste cose qua. Io non mi schiotto. I caprioli stavano attenti a quelli che buttano le cose brutte nei canali, nei prati, nei boschi. Stanno attenti ai boschi. Sono l'ultima volta che l'ultima volta che è stata fatta la festa degli alberi a Verceto era il 4 novembre 1985. Abbiamo messo delle piantine piccole così nel viale Volontari del Sangue che viene su dall'autostrada. Adesso sono anche cresciute, anche se non le abbiamo curate molto bene. 34 anni fa però adesso erano molto piccole. Adesso mettiamo delle piantine qua che voi dopo mangerete tutti i frutti. Il sindaco non li mangia più, forse neanche le suore, però io invece quando venivo all'asilo mangiavo i frutti di quelle piante lì che ormai sono diventate troppo vecchie e qualcuno e due sono da togliere, le togliatrice, e le togliamo che così non fanno ombra alle altre. E c'era una suora che si chiamava Suora Maglia e prendeva le mele e le divideva tutti i bambini. Adesso loro, con il loro comandante a Parma che doveva venire, invece è venuto il comandante di Verceto perché dice Verceto ci comando io perché deve venire quello di Parma. Giusto. Ci ha regalato delle bustine che le diamo ai vostri genitori, però loro vi spiegano bene, poi c'è da leggere. Sono dei semini piccoli piccoli di tutte le piante. Cosa importante, quasi tutte le medicine, adesso le fanno molto in laboratorio, con la chimica così, prima erano solo delle piante, delle erbe, delle piante che si trovavano, per cui la gente era riuscita a conoscere. Questo, i carabinieri forestali, non ve lo danno in mano, lo danno ai vostri genitori. Perché questo qua, se uno li mangia, si ingoia, questi qua sono velenosi. Perché ci sono anche tre velenosi. Piove qua anche abbastanza, quindi se piove no. Come adesso sono asciutte, domani se c'è il sole un po' d'acqua. Come sono asciutte, beh. Un applauso! Una! Con le mani, sempre con le mani, Prima, allora.
Vieni, vieni. Vai, fai le valigie che ti fa la foto, vieni. Anche Mattia fa il giornalista, ma è un contadino, eh. Con le patate più buone di tutta Sicilia. Non c'è quello del vivaio. Ah, no, c'è tutta questa. No, il vivaio, ho detto che lui bambini non ci ha portato le piante, basta. Ma già da bambino era figlio unico e diceva ai suoi genitori che non voleva di fratelli. Per l'amor di Dio. È simpaticissimo, però me l'ha detto ieri suo papà. Ma no, perché questi qui sono dopo per la pianta. No, gli altri che gli ha dato non sono velenosi. No, ma questi qua no, questi sono velenosi. Sono velenosi i semi. E allora non gli ha mica dato in mano i bambini, metti che uno lo mette in bocca. Poi possiamo metterli anche là. Ah. Adesso ne vediamo mettere giù altre due, poi le altre le lasciamo mettere giù da Luigi. Così imparano. È timido e vedere tutti i bambini, certo. Vedi che non è più capace di lavorare. Olè. Adesso se ci riusciamo e se le suore vogliono, in maggio, i primi di giugno, un piccolo pollaio con due galline. Sì, sì. C'erano. Io quando ho bisogno a fare il doppio. Lei ha preso le galline. Anche io. Antonio. Mi ricordo che c'era una stessa. Ma io ce la dai mio nonno. No, ce n'era di più. Prevalentemente io non mi capisco, però ho visto dei cartelli per due pere e il resto no. Un albicocco.